Grazie. E se John Peter Sloan è in sala, può venire qui, sul palco. Sì, credo che c'è, però forse non c'è. Ci teniamo sempre a dire che quello che avete visto è tutto vero, tranne che per la vista dalla finestra, che purtroppo non è casa nostra. No, perché sennò sembra che abbiamo fatto i soldi, in realtà no. La casa è casa nostra, poi c'è un bel taglio e poi c'è una vista che non è la vista da casa nostra. Si chiama montaggio, è una cosa che si può fare al cinema e non ne abbiamo abusato. Però finire sulle antenne paraboliche era squallido. Allora, grazie innanzitutto a Luca Ragazzi e a Gustav Hofer, spero che il documentario è piaciuto così come è piaciuto a noi. E, diciamo che apriamo il dibattito su se è stata giusta la scelta che hanno fatto alla fine di rimanere. A questo tavolo c'è una compagine che è formata da loro due e da me, che sostanzialmente dice che sì, che bisogna rimanere, bisogna anche impegnarsi e combattere per cambiare quello che non va bene, e di spunti ce ne sono stati tanti nel documentario. E poi c'è Caterina Sofici, giornalista di lungo corso malgrado la giovane età, e che ha deciso, da giovane italianamente naturalmente, che da un anno e mezzo ha deciso di emigrare con famiglia e figli in Inghilterra, oltre Manica, e che quindi difenderà e spiegherà anche le ragioni che portano non solo lei ma tanti a scegliere di andare. A questo punto io direi, ha vinto Luca. Ha vinto e non solo, sono anche convinto adesso di aver fatto la scelta giusta, e ovviamente forse continuo a dire, per motivi razionali avrei dovuto vincere io, però in questo momento storico credo che sia molto importante di rimanerci, perché siamo in un momento dove tante cose stanno cambiando e io voglio far parte di questo cambiamento e mi piace esserci, e soprattutto credo che tutti noi dobbiamo un po' imparare a cambiare atteggiamento, cioè siamo tutti molto bravi a lamentarci, a criticare, ma pochi di noi poi si mettono anche in gioco e prendono non solo atto della situazione, ma iniziano a impegnarsi. Diciamo, le 12 storie che abbiamo raccontato nel film erano tutti esempi di persone che a un certo punto hanno smesso di lamentarsi e hanno iniziato ad agire. Credo che è proprio questo che noi dobbiamo fare. E dobbiamo diventare noi classe dirigente. E soprattutto la nostra generazione per troppo tempo è stata troppo paziente, cioè noi siamo cresciuti con l'idea che prima o poi il nostro giro, il nostro turno verrà, dobbiamo solo essere gentili, pazienti, poi quelli più grandi andranno in pensione e ci lasceranno il posto. Ovviamente questo purtroppo non è successo, ma è anche colpa nostra, perché noi non ci siamo ribellati a questo sistema. E credo che tutti noi dobbiamo imparare a dire di no, a non accettare tutte le cose alle quali ci siamo ormai abituati, cioè come pezzi che vengono pagati 3 euro, cioè non è giusto, non possiamo continuare così. Però è ovvio, se continuiamo ad accettare queste condizioni, difficilmente le cose cambino. E credo anche che ci serva un po' di ritrovare l'autostima nell'essere italiani. Io sono sudtirolese, per cui cittadino italiano, per cui il mio accento me lo sono tenuto e sono fiero. però è proprio questa l'autostima che noi dobbiamo ritrovare nel nostro paese, credo. Oh, Luca, cosa dici, Luca? Ah, hai detto tutto e bene tu, grazie. Allora sentiamo Caterina, che cosa ha da dire. Ah, è andata bene. Mi avete fatto fare la parte dell'orco, che sono scappata, ma e in verità stamattina venimmo da Londra in aereo, atterrando qua vedevo queste colline, questa bellezza,
e dicevo che bello essere italiani, per cui vedete che poi alla fine io sono scappata, però mi tocca dare ragione a voi. Sì, fatelo un applauso, bello essere italiani ragazzi, è vero, anche se io purtroppo sono partita dall'Italia in un momento devastante, perché era il periodo del bunga bunga, quindi io sono stata a Londra al primo periodo e dovevo spiegare cos'era il bunga bunga agli inglesi, no? Che non è difficile perché loro ne fanno di peggio, però le fanno in una maniera diversa, no? È proprio questo confronto continuo, che è questo dilemma loro, andarsene o rimanere, quando uno è fuori lo vive ancora di più, perché un po' si vedono le cose con il cannocchiale della distanza, si capiscono, cioè certe nebbie che quando uno sta qui ingolfano la visuale, dall'estero questa cosa diventa molto più nitida, no? E quindi io poi non riesco, per un periodo ho detto non voglio leggere i giornali italiani, perché mi veniva veramente il magone tutte le mattine aprire a vedere sto disastro, insomma una specie di bollettino di guerra. Poi leggevo i giornali inglesi, era un bollettino tanto quanto, però anche lì, visto che siamo in un festival del giornalismo, anche il giornalismo inglese è un giornalismo diverso, senza fare la solita retorica di quanto sono più bravi, di quanto loro scrivono le notizie, di quanto noi scriviamo invece il pettegolezzo, eccetera. Però alla fine c'è anche questo aspetto. Stamattina anche in aereo leggevo le notizie, che succedono le stesse cose in Inghilterra, non penserete mica che sono santi, però stamattina la notizia di Murdoch, cioè adesso Murdoch sta ricattando il governo Cameron praticamente sulla storia di Sky, le persone coinvolte si stanno dimettendo, si dimettono, cioè quando uno sbaglia viene preso, viene messo in galera, paga, si dimette. Io da quando sto in Inghilterra, da un anno e mezzo, si sono dimessi 3 ministri, uno per una multa non pagata, si è dimesso perché l'hanno beccato con l'autovelox, lui non tanto per l'autovelox ma perché ha mentito e ha detto che a guidare c'era sua moglie, capito? Qua io leggo stamattina i giornali in Italia, c'è Formigoni che dice resisterò fino alla fine, non me ne vado neanche se mi cacciano. Allora dico forse su queste cose qui io vi do ragione, che fa più rumore, come diceva il frate all'ultima scena, che fa più rumore l'albero che cade della foresta che cresce, però qua di alberi ne cadono tantissimi, cioè sono le foreste che cadono in Italia e tutti sono sempre al loro posto, cioè io non vedo mai nessuno che se ne va, no? E sono tutti qua. Scaiola se n'è andato, no? Per la casa che aveva la vista sul Colosseo. Scaiola sì, l'ha lasciata a voi poi questa casa. E capito, quindi questa è un po' la cosa che fa un po' tristezza, sinceramente. Io il periodo poi in cui sono partita c'era questo dilemma, c'era il programma di Saviano, no? E mi ricordo che una delle prime sere facevano le liste, perché rimanere, perché andare, dicevo non è possibile, dico allora ci deve essere proprio quello che si chiama lo zeitgeist, cioè lo spirito del tempo, deve essere veramente un tema. Quando poi ho visto il loro documentario, che era stato pensato evidentemente nello stesso periodo, prima, per cui loro sono sì, però anche io ci ho messo per andare via, per cui insomma, e anche probabilmente Saviano ci ha messo un po' per fare le sue liste, e allora vedevo questa cosa, dice che bello, io rimango perché c'è la pasta, ci sono i maccheroni in Italia, c'è la pasta della mamma, io invece me ne vado perché c'è la corruzione, no? C'erano sempre questo doppio livello, e questo purtroppo è il doppio livello che è il nostro dilemma. Quello su cui io poi infatti vorremmo cercare di che voi interveniste e pensare anche cosa pensate voi, perché il problema è proprio questo, cioè continuare a criticare, a dire le cose che non vanno, le sappiamo benissimo quali sono in Italia le cose che non vanno. Quest'idea che noi siamo la generazione, o comunque che anche chi è più giovane di noi potremmo cambiare il sistema e possiamo fare qualcosa per il sistema, io su questo sono un po' più dubbiosa, purtroppo il fatto di essere fuori e di vedere l'Italia dall'estero in questo momento qui mi fa capire che ci sono certe cose che sono proprio
endemicamente italiane e che gli ultimi 20 anni le hanno ancora di più incrostate in questo paese. Purtroppo mi spiace deludere Luca che ha vinto la sua battaglia e è riuscito a rimanere in Italia, però io questa sensazione ce l'ho nettissima. Spero di sbagliarmi, anche perché io uno dei motivi per cui io sono andata è che io ho due figli di una decina di anni, sono molto vicino, 10-11 anni, e è stata anche una scelta per loro, e questo è ancora peggio, perché se uno pensa di andare all'estero per dare un futuro ai propri figli, vuol dire che è un paese destinato a andare malissimo, no? E la cosa ancora peggiore che vi voglio dire, visto appunto devo fare la pecora nera, quindi e qui non faccio il ruolo fatto bene, è che tutte le persone che io incontro, persone che mi chiamano, persone che vengono a Londra, perché poi Londra ovviamente c'è un sacco di persone che in continuazione ti chiamano dicendo ma ce l'avresti un divano letto, vengo su per un weekend, no? Per cui, e tutti, soprattutto le persone mie coetanee che hanno figli della mia età, chiedono: senti, ma le scuole, ma come si fa? Ma secondo te sarebbe meglio venire a fare università all'estero? Perché io vorrei dare una chance in più ai miei figli. Io è un tormentone che sento dalla mattina alla sera. Cioè tutti quelli con cui io parlo, no, ma vorrei fare un sabbatico a Londra, forse vengo con i ragazzi, così sai, gli do una chance in più, eccetera. Poi sono tanti gli argomenti, ho lanciato un pochino di cose, rilascio la parola, se no io potrei andare avanti per troppo. Vabbè, circa la possibilità di dare un futuro migliore e di fare un'esperienza all'estero, io sono assolutamente d'accordo. Voglio dire, noi a nostra volta lo abbiamo fatto, io ho vissuto a New York, Gustavo ha vissuto a Londra, appunto, si è laureato a Vienna, anzi vivere fuori ti dà, come dicevi prima, la possibilità di avere uno sguardo molto più oggettivo, no? Sulla tua realtà, sul tuo paese. Però è bello poi anche pensare di tornarci a casa, di tornare nel posto dove si parla la tua lingua, dove sogni nella lingua che parli, dove c'hai le tue tradizioni, le tue radici. Quindi noi quando incontriamo questi italiani all'estero ne incontriamo veramente tanti. La settimana scorsa eravamo a Philadelphia, ospiti della Penn University, e ci sono interi dipartimenti della Penn University dove si parla italiano, perché praticamente tutti i ricercatori sono italiani. E alla fine lo vedi che gli manca da morire casa, e non è bello pensare che siano dovuti andare così lontano, anzi finché sono andato a Philadelphia gli è andata anche bene, ma noi abbiamo incontrato italiani veramente in posti più, veramente a Turku è in Finlandia, uno dice perché deve andare a Turku, ebbene ci sono andati anche lì. E comunque, no, questo per dire che anche noi ovviamente passiamo momenti in cui siamo ottimisti e fiduciosi e momenti in cui poi sfogliamo il giornale e ci viene da piangere, diciamo sì, effettivamente guarda un po' il prossimo volo per Berlino, perché è ovvio che non è che siamo ottusi, siamo perfettamente consci del fatto che il cambiamento, se anche avrà luogo, prenderà molto tempo, però ci sembra di poter dire che già rispetto a quando abbiamo finito il film, che era settembre, già le cose stanno un po' cambiando, e io non sono così pessimista rispetto al fatto che le cose possono cambiare anche velocemente, perché io credo che gli italiani abbiano bisogno di modelli di riferimento. Sono abituati male, noi italiani siamo un po' pecoroni, cioè ci piace che qualcun altro faccia le cose e noi poi gli andiamo dietro, e in realtà abbiamo avuto modelli sbagliati per troppo tempo, ma quando poi i modelli invece sono giusti, secondo me siamo sorprendentemente capaci anche noi di cambiare, di sorprenderci. E tu prima citavi la trasmissione di Fazio Saviano, no? Quella trasmissione ha avuto un ascolto incredibile. Rai 3 non aveva mai avuto un ascolto così, e qualcosa vorrà dire, no? Vuol dire che se gli italiani decidevano di vedere quella trasmissione, ma quello è solo una delle tante cose, poi in realtà voglio dire succedono molto più spesso queste cose sorprendenti, quindi io penso solamente che noi abbiamo bisogno di nuovi modelli di riferimento. E ovviamente non è con un film che si cambia la società, un film può giusto dare adito a un dibattito, purtroppo la società per cambiare ha bisogno di leggi lungimiranti e che pensino al futuro dei giovani, ma essendo il paese governato da vecchi, ovviamente è un po' un cane che si morde la coda, no? Fin tanto questo ricambio generazionale non avrà luogo, probabilmente non arriveranno queste leggi per i giovani, quindi bisogna che la natura faccia il suo corso. Io mi unisco, proprio prendo la palla
prendo l'assist di Luca Ragazzi per dare due dati. Io faccio parte, oltre a dirigere questa testata giornalistica online che si chiama Repubblica degli Saggisti, che insomma monitora la questione molto problematica dell'occupazione giovanile in Italia, faccio anche parte di un'associazione non profit appena nata che si chiama iTalents, il cui payoff è perché chi è dentro non si senta un talento sprecato e chi è fuori non si senta un talento esiliato. Sostanzialmente è un'associazione che vuole cercare di mettere in rete gli italiani, i giovani italiani che sono andati all'estero, quelli che sono rimasti in Italia e che vorrebbero cambiarla, cercare di far circolare delle idee per poi però arrivare a proposte concrete, a iniziative, a pungolare la politica perché metta in atto iniziative concrete, i parlamentari per proposte di legge. E abbiamo realizzato la nostra prima iniziativa concreta, non vorrei ripetermi, è stata insieme al Comune di Milano, abbiamo realizzato un sondaggio online che ha visto la partecipazione di 1400 persone, tra persone italiani giovani all'estero e italiani giovani che dopo essere stati un periodo all'estero hanno scelto di rientrare in Italia. E allora abbiamo posto una serie di domande, una sorta di censimento, una cosa molto seria, perché tra l'altro con la supervisione scientifica di Alessandro Rosina, che è un professore di demografia ed è uno veramente molto serio su queste rilevazioni. Sostanzialmente il dato che a noi ha colpito di più è che più del welfare che in Italia è inesistente rispetto ad altri paesi, più degli stipendi che in Italia sono bassissimi, l'avete visti anche gli ultimi dati che sono usciti oggi, e invece in altri paesi gli stipendi raddoppiano o triplicano per le stesse mansioni. Sostanzialmente quello che lamentano di più i giovani che sono scappati all'estero e quello che quindi li frena di più a tornare è che in Italia non c'è meritocrazia, non c'è trasparenza nelle carriere, non c'è velocità nelle carriere, e quindi sostanzialmente si vive in un paese bloccato in cui se un giovane, un ventenne, un trentenne decide di rimanere o tornare, si deve sostanzialmente rassegnare a fare una carriera lentissima, a dover entrare nei meccanismi anche di cooptazione piuttosto invece che di valutazione dei meriti e delle competenze. E questo è quello che paradossalmente tiene lontana una grande parte di capitale umano che avrebbe un valore incredibile, che molto spesso si è formato qui in Italia, quindi che noi abbiamo pagato per l'istruzione di queste persone, che tutti noi abbiamo contribuito a pagare per l'istruzione di queste persone, un'istruzione comunque ancora buona malgrado i benchmark non lo dicano sempre, e poi però nel momento in cui tu diventi produttivo sei costretto ad andartene via. Questo è un po' il mostro contro cui tutti noi dobbiamo lottare, perché per far diventare l'Italia un paese per giovani bisogna naturalmente lavorare sulla questione culturale, bisogna naturalmente lavorare sulla questione dei diritti, del welfare, delle opportunità occupazionali, e tutto questo c'è, sulla questione delle legalità, tutto questo c'è nel bellissimo documentario di Luca e di Gustav, però bisogna anche lavorare sui meccanismi di meritocrazia, sui meccanismi di accesso ai posti chiave, sia nell'imprenditoria sia nella politica. Non possiamo accettare di continuare ad essere governati da 60-70 anni, da persone che non sanno neanche pronunciare internet correttamente, che non sanno. No, perché è anche questo che poi una persona, ho cominciato la mia carriera giornalistica occupandomi di stage e confrontandomi, intervistando persone, perché naturalmente uno va a cosa intervista? Intervista il sindacalista, intervista il parlamentare, con persone che non sapevano nemmeno cosa fosse, che non ne avevano mai fatto uno. Probabilmente se ci fossero più trentenni al potere potrebbero ben rendersi conto di che cosa vuol dire vivere con 800 euro al mese, cosa vuol dire perdere un contratto a progetto e non avere assolutamente nessun sussidio di disoccupazione e dover quindi chiedere ancora soldi a mamma e papà. Quindi io penso che il documentario ponga davvero delle sfide interessanti. Tra l'altro io sono continuamente in contatto con giovani che cercano la propria strada, e sempre più spesso alla fine c'è anche la rassegnazione di dire io scelgo di andarmene. Quindi devo dire che dall'osservatorio della mia testata giornalistica online e con il lavoro che ho fatto per il mio ultimo libro, che si intitola tristemente Se potessi avere 1000 euro al mese, devo dire che Luca ha vinto un po' meno spesso e ha vinto un po' più spesso Gustav.
Sì, però sì, ma infatti se si pensa con il cuore e con la testa sono due logiche affatto diverse. E mi rendo conto che se ti soffermi troppo a pensarci, la scelta giusta è ovvio che andar via. Però è giusto rimanere. Io sono totalmente dalla tua parte, perché io sono terrorizzata all'idea che la gente, che i migliori se ne vadano, perché ci vogliono anche i combattivi, anzi devono rimanere, devono riuscire a rivoltarla questa Italia. Se tutti quelli un po' più intraprendenti, un po' più vogliosi di farcela, scappano fuori, qui rimaniamo in pochi, ecco, a combattere. Sì, però credo che oggi appunto abbiamo gli strumenti anche per far arrivare la nostra voce alle imprese, per esempio, come racconta la Zanardo, no? Quando hanno iniziato a mandare email in massa alle società che hanno fatto pubblicità, che hanno offeso la dignità femminile, credo che questo tipo di campagne si possono fare anche in altri ambienti. Ma io ne sono proprio super convinta, perché tra l'altro dobbiamo un po' uscire da quest'idea che nulla può cambiare. Credo che è quello che tutti noi ci ferma, e ci ferma, cioè non abbiamo neanche il coraggio di provarci, e secondo me dobbiamo veramente trovare questo slancio per provarci, perché da solo sicuramente le cose non cambiano. Se no. Sentiamo un po', non so se c'è un microfono a disposizione, come funziona qua? Sì, se... Poi... Sapete se c'è un microfono per il pubblico? No, forse dovrai usare il diaframma. Sta arrivando. Ah sì, sta arrivando. C'è qui in prima fila. Ecco, sta arrivando qui in prima fila. Grazie. Grazie. Io... Da giornalista, avendo assistito anche al dibattito di questa mattina, non so se qualcuno di voi c'era, sui precari e freelance, e avendo anche analizzato personalmente questi temi per conto mio, perché siamo tutti sospesi nel dibattito tra andare e restare, devo dire, forse esco un po' dal coro, che il film mi è sembrato un po' consolatorio, e per alcuni versi c'era una tinta, scusate la parola che odio, un po' radical chic, che non mi piace e trovo insopportabile, insomma. Quasi come il bracciale di quella signora che si vede a un certo momento. Quindi non so, perché voi dite, ho sentito spesso la parola non dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare, però posso dire che rimane, cioè, è tutto così astratto che se non si esplica bene restano un po' le solite parole sentite già altre volte. E poi avrei un'informazione che volevo chiedere a chi è andato via, cioè alla collega lì, se c'è possibilità per i giornalisti italiani di vivere del proprio lavoro all'estero. Come abbiamo visto, non sempre si riesce a fare, nonostante ci si provi, lo garantisco io come altri colleghi, a farlo in Italia, visto che poi alla fine parliamo di giornalismo, e quindi grazie, ma non è nulla di personale, è solo una mia impressione, perché poi siamo sinceri. Vogliamo rispondere subito oppure raccogliamo un po' di sollecitazioni del pubblico? No, possiamo anche rispondere. Batta e risposta, ok. Diciamo alla prima domanda, che era rivolta forse più a noi, cioè, lo sappiamo che non abbiamo la ricetta e non abbiamo neanche la pretesa di dare le risposte, però credo che è veramente il tentativo di cambiare atteggiamento che è un primo passo. E per quanto riguarda il radical chic, cioè, noi raccontiamo la nostra vita, forse siamo radical chic, però siamo così. Cioè. Magari era il mio sogno da sempre essere radical chic, ma temo di non averne il pedigree. Stanno scomparendo i radical chic. Però no, va detto che noi abbiamo cercato in tutti i modi di fare qualcosa che non somigliasse ha un ottimo reportage giornalistico di Report, per dire, no? Cioè, a noi ci piace molto quando qualche giornalista impegnato fa un bellissimo servizio giornalistico, ma in questo caso noi volevamo fare tutt'altra operazione, cioè volevamo fare un documentario per il cinema che avesse una vocazione più autoriale, più anche, se mi permetti il termine, artistica, e quindi abbiamo anche giocato con i linguaggi, con le animazioni, con questi sketch nostri, quindi mi rendo conto che se lo prendi dal punto di vista proprio tipo del reportage giornalistico è assolutamente... è insufficiente, però magari
in altre vie riesce a dare delle suggestioni, e poi devi pensare che è anche un film pensato per il mercato estero, per raccontare l'Italia all'estero, e ti assicuro non era facile trovare un equilibrio tra il racconto e... Sì, questo è senz'altro la sua vocazione, anche perché in un'ora e un quarto non è che puoi veramente raccontare tutto, il contrario di tutto. No, grazie a te, scusa, ora dovevi rispondere. No, anche perché la percezione che all'estero hanno degli italiani è abbastanza bifronte, no? Da un lato siamo il paese, è molto stereotipata anche, no? Però alla fine anche gli stereotipi hanno un fondo di verità, no? Per cui siamo da un lato il paese della dolce vita, il paese del mangiar bene, del sole, del mare, della vacanza, no? Che sicuramente, del design, tutte le cose belle sono italiane. Quando te dici siamo italiani così, allora subito vedi questo interesse, pensano che sei vestito bene, che gli puoi dare un consiglio su anche su che colore fare una parete di casa. Dico, ma falla come ti piace, non è che però c'è questa idea innata che noi abbiamo la cultura e il buon gusto innato, cosa che poi se venissero qua e vedessero come trattiamo i beni culturali, cioè, forse si ricredono. Però questo è molto forte. Dall'altro lato c'è ancora lo stereotipo del piatto di pasta asciutta, quello famoso dello Spiegel con la rivoltella, con la P38 sopra, no? Quindi corruzione, criminalità, cioè queste doppie cose vanno sempre a braccetto quando si parla dell'Italia, e purtroppo è così, quindi è anche molto difficile di rompere questo stereotipo. Una cosa che mi veniva in mente mentre appunto te criticavi, dicevi no, forse è un po' troppo autoconsolatorio, ecco la parola giusta, autoconsolatorio. È anche questo un po' tipico dell'italiano, no? Cioè la dolce vita in Italia è anche un po' una gabbia, se posso dire. Il fatto di mangiare bene è una cosa sicuramente bellissima. Io stamattina alle 10 mi sono presa un gelato, dici, ma sei pazza, però io avevo bisogno di mangiarmi un gelato dopo mesi che non mangiavo un gelato italiano, no? Per cui, perché è veramente, si mangia troppo bene, e questo è indubbio. Questo può diventare veramente un po' una gabbia. Quando te vedi cosa mangiano gli inglesi e quello che riescono a ingurgitare, è forse anche un modo per dar valore a altre cose, capito? Loro devono fare altre cose, non stanno a perdere tempo con quello, no? Ci sono anche lì, c'è un modo di bilanciare e di vedere le cose. Per tornare alla domanda tua del freelance, io sono stata per anni dentro il sistema in Italia, ho lavorato sempre nei giornali proprio dentro il sistema. Secondo me il problema non è tanto Italia o estero, è se sei dentro il sistema o fuori dal sistema, no? Se te sei il corrispondente di un giornale italiano grosso, che c'hai un contratto di corrispondente là, vivi benissimo, anzi vivi molto meglio che a fare il giornalista qui, perché ti pagano la casa, fai una vita, posso dirlo, deliziosa, no? Io vedo dei colleghi, li conosco tutti quelli che stanno là, e fanno una bellissima vita, si divertono, eccetera. Se devi pensare di collaborare, ti pagano le stesse cifre che ti pagano in Italia, e quindi, essendo che la vita costa molto di più, alla fine sei più povero, questo è detto proprio in soldoni. Però è anche vero che poi dipende da dove sei. Se sei a Londra puoi trovarti tante collaborazioni, perché ci sono, per esempio sul cinema, gli spettacoli, la musica, eccetera, cioè passa il mondo lì. Se entri nel giro degli uffici stampa che ti chiamano, vai alle proiezioni, ci sono tutte le prime internazionali, le fanno o a Los Angeles o a Londra, no? Per cui se entri in quel giro lì, allora comunque la vita del freelance è una vita durissima dovunque, no? Infatti secondo me bisognerebbe organizzare una sorta di sciopero del freelance, che se i freelance smettessero di scrivere per un mese alle cifre miserrime che vengono pagate, secondo me i giornali chiudono, perché la metà, i tre quarti dei giornali ormai li scrivono i freelance, no? È una cosa scandalosa. Ma questo non è questione di Londra o non Londra, è questione di essere nel sistema o fuori dal sistema. E tieni presente che in Inghilterra i giornalisti non hanno un contratto come quello italiano, no?
tornavo allo scandalo Murdoch, News of the World, che era un giornale che era lì da 100 anni, è stato chiuso nell'arco di una settimana, cioè l'hanno chiuso, hanno portato via i banchi dalla redazione, i computer, dopo una settimana hanno fatto dei reportage, l'ho visti anche sui giornali italiani, forse qualcuno l'ha raccontata questa cosa, cioè entravi dentro questa cosa, non c'era più niente. Te fai conto come chiudere qua News of the World, era un giornale famosissimo, non dico come chiudere l'Espresso. L'Espresso è chiuso in una settimana, licenziati in tronco centinaia di giornalisti, quindi è un bene e un male. Non lo so, metà di questi adesso hanno ritrovato un lavoro o si stanno riciclando. E comunque c'è un collega italiano che io ho conosciuto a Londra che collabora con dei giornali italiani e viene pagato 50 euro a pezzo, va bene? Ha scritto un pezzo per il New York Times, un pezzettino che gli hanno chiesto una schedina su un ristorante, già era tutto contento di aver fatto questa cosa, e mi dice: Madonna, quanto mi pagheranno? Dice: me ne daranno $100. Dico: non lo so, dico così. L'hanno pagato $2,500, capito? Perché pagano a parola. Allora non so quante parole erano. Allora, e lui diceva: io vorrei essere precario a vita se mi pagano queste cifre, perché il problema non è soltanto dove lavori o come lavori, ma anche quanto ti pagano. Lui dice: se io devo lavorare per l'Italia anche fisso, ma guadagnare 1,000 euro al mese, o scrivere per il New York Times delle schedine dei ristoranti, ne faccio una alla settimana, sono un signore, capito? Quindi è complicata la cosa. Penso che comunque qua sia giusto anche citare, dato che il collega parlava dell'incontro di questa mattina, il fatto che i giornalisti freelance e precari italiani si stanno comunque svegliando, si stanno muovendo, sono sorti negli ultimi anni ormai quasi in ogni regione dei comitati di precari. Io conosco personalmente quello di Roma, Errori di Stampa, che è davvero attivissimo ed è riuscito anche ad arrivare alle prime pagine dei giornali un mese fa con il grande scandalo dei contratti a partita IVA alla RAI e in altre produzioni televisive. C'è stato il convegno a Firenze, io c'ero, c'è stata la Carta di Firenze, quindi diciamo che il movimento c'è e c'è anche una crescente indignazione e una crescente consapevolezza del fatto che il nostro lavoro viene troppo spesso svilito e sottopagato. Infatti io purtroppo uno dei capitoli dell'ultimo libro l'ho dedicato ai giornalisti intitolandolo Da quarto potere a quarto stato, e purtroppo penso che il problema sia evidente anche solo dai dati dell'INPGI, che dimostra che un giornalista under 40 assunto guadagna in media €2,700 al mese, un giornalista under 40 freelance ne guadagna 670. Penso che in questi due dati ci sia il dramma di una professione che invece avrebbe bisogno anche di una tranquillità economica per poter essere svolta al meglio. A questo punto magari prendiamo qualche altro, abbiamo tempo fino alle 17:15, quindi abbiamo ancora un quarto d'ora. Se c'è qualche altro intervento, magari gli portiamo il microfono, magari ne raccogliamo un paio. Io volevo solo dire che mi piace molto questa cosa, se da oggi in poi tutti ogni volta che diciamo freelance aggiungiamo precario, perché è bello, perché quando ci mettono le parole inglesi sembrano sempre fighe, no? Sembrano sempre quando, da 2500, invece quando no, l'agenzia immobiliare ti dice c'è un open space e poi scopri che è un monolocale, no? Un po' la stessa cosa. Quindi freelance / precario va meglio. Parto proprio da freelance / precario, sono due cose diverse, quindi non mettiamole insieme. Sono due cose diverse, ma si somigliano sempre di più, almeno sì, qui. Sì, ma una somiglianza che in tempi di crisi ti assicuro che è molto diversa. Comunque, io volevo chiedervi, dal vostro punto di vista, insomma, se è più coraggioso andar via e cercare di costruirsi un futuro con molti sacrifici, oppure passare gli anni qua. Io vi dico che personalmente ho fatto, visto che parliamo di stage, quasi 24 mesi di stage in 7 redazioni giornalistiche diverse, giusto per capirci, e vi assicuro che la mia condizione non è cambiata troppo, come quella di tante altre centinaia e migliaia di nostri colleghi che continuano a combattere tutti i giorni con i 3 euro a pezzo, non 50 euro a pezzo per collaborazione, 3 euro a pezzo, eh sì. 2500 euro un precario impiega mesi, alcuni impiegano anche un anno per guadagnarli. Nonostante uno abbia fatto magari scuole di giornalismo, si sia impegnato e si sia sacrificato per lungo tempo. Quindi non so se è più coraggioso fare certe scelte oppure pensare, non dico egoisticamente, ma anche pensare a costruirsi una vita cercando di seguire anche la propria passione.
Ho visto che avete trattato anche la questione politica in Italia, però non penso sia solo colpa di un ventennio di berlusconismo che abbia dominato questo paese, ma ci saranno anche le colpe dell'alternativa al berlusconismo che in questo paese ha permesso quella che si chiama precarietà, perché voglio ricordare che il pacchetto Treu, che ha aperto le porte al precariato, è stato votato nel 97 in Italia, quando al governo c'era il centro-sinistra. Questo non scordiamocelo mai. Poi tutte le altre cose sono cose che comunque vanno analizzate e vanno comunque rapportate anche ai giorni che stiamo vivendo in questi, alle cose che stiamo vivendo in questi mesi. Grazie. Grazie. Prendiamo qualcun altro? C'è quella signora. Allora, uno, due, poi c'era una mano in fondo anche. Salve. Innanzitutto vorrei fare i complimenti per il documentario, perché penso che sia raccoglie le tessere di un mosaico sterminato, perché racconta un ventennio, non sono d'accordo naturalmente con il collega, e racconta comunque come certi valori si sono consumati nel sentire comune, certi valori fondamentali. Io volevo sapere se l'ancora di salvataggio potrebbe essere la politica o la cultura, perché comunque c'è anche un baratro culturale che si legge nel documentario, tipo il corpo delle donne, ad esempio mi è venuto in mente quello, quindi volevo sapere proprio questo, se è una questione più politica o più culturale. Ecco. Beh, Nicky Vendola ci dice quella cosa molto ben espressa, oltretutto perché lui ha il dono della favela, ovvero che la politica dovrebbe riconciliarsi con la cultura. Ecco, io penso che, per esempio, mi rattrista molto constatare che il nuovo governo Monti, che pure è composto da persone senz'altro capaci e che meritano tutto il rispetto, però ancora non ha fatto nulla per la cultura, e il ministro della cultura, credo sia Ornaghi, non mi sembra che sia molto pervenuto, no? E mi dispiace constatare che questo governo, che pure è composto da persone che sicuramente sono per bene e capaci, poi non sembri dare molta importanza a quella che secondo me dovrebbe essere, tanto più in un paese come questo che potrebbe vivere solo di quello, un paese che se fosse un po' più furbo potrebbe tranquillamente trovare nella cultura e nel suo patrimonio culturale le risorse per l'economia, e invece mentre stiamo parlando Pompei sta continuando a crollare a pezzi letteralmente. Quindi sì, io credo che la cultura potrebbe essere un'ancora di salvezza, ma credo anche che la politica debba tornare ad esserlo, nel senso che io non amo l'atteggiamento antipolitico, mi fa paura il populismo di Grillo, mi fa paura chi pensa che destra e sinistra sono tutti uguali, credo che quello che deve succedere assolutamente in questo paese, e se non succederà saranno veramente guai, è che gli italiani riescono a ritrovare, non so come perché è difficile, fiducia nella politica, non in questa classe politica, intendo dire proprio nella politica come istituzione, perché è ben paradossale pensare che questo governo, che è un governo non democraticamente eletto, goda di una fiducia maggiore della classe politica. Se ci pensi c'è qualcosa di profondamente malato in tutto ciò. No, aspetta, però allora se hai risposto a lui magari rispondiamo, sì, anche al primo intervento che c'è stato e poi facciamo altre due domande. Che era quello sul coraggio. Se era più, esatto, coraggioso andarsene. Ma secondo me, cioè, visto come stanno, soprattutto se fai il giornalista, credo appunto anche come abbiamo sentito da Caterina, non è che andandosene troverai la vita facile. Per cui secondo me in questo momento probabilmente ci vuole più, forse nonostante questo, più coraggio a rimanere. Però credo che cioè, serve proprio il contributo tuo. Io posso aggiungere una cosa, Gustav? Sì. Giusto su questo intervento, volevo dire, io quando ho visto il film la prima volta sono rimasta molto colpita e quasi offesa da un uomo che io stimo e adoro, che è Camilleri, perché lui usa questa parola fortissima, no? Dice disertore, quello che se ne va, quello che decide di scappare. Io non sono d'accordo, perché penso che a un certo punto se tu ti senti frustrato, senti
che nel tuo paese non riesci a realizzarti, che ci sono dei vincoli, che ci sono delle ingiustizie, che devi pagare un affitto e non riesci a farlo pur lavorando, come dicevano errori di stampa, per 1000 euro cos'è, 40 giorni non bastano, no? Quindi il discorso di dire essere pagati talmente poco che anche non riesco ad arrivare nemmeno a un minimo di stipendio di dignità, allora io non penso che si possa dire tu sei un disertore. Certo, è ovvio che se rimani combatti per migliorare il tuo paese, però è anche vero che ciascuno di noi ha il primo compito di salvaguardare se stesso e di cercare la sua tranquillità, serenità, la sua felicità. Poi volevo solo dire una cosa, giusto solo perché mi occupo di questo proprio tutti i giorni, sempre è il mio campo, che attenzione a individuare nel pacchetto Treu e nella legge Biagi le matrici della precarietà, perché quelli sono... possono essere poi naturalmente discutibilissimi provvedimenti che hanno aperto ai contratti temporanei, e però diciamo pensati nell'ottica di flessibilità, che è una cosa che esiste in tutto il mondo e che porta il freelance del New York Times a prendere $2,500 per un contratto, per un articolo. No, noi purtroppo da noi la flessibilità è immediatamente, per alcuni difetti strutturali, è scaduta immediatamente in precarietà, e adesso a 10-15 anni di distanza cominciamo davvero a sentirne il peso, che forse nei primi anni non siamo riusciti nemmeno a capire. Io lavoro su questo proprio sempre, quindi faccio queste battaglie tutti i giorni, e non a caso appunto anche soprattutto sulle questioni retributive mi batto, di tutte le professioni, non solo giornalisti. Però ecco, volevo solo ho sempre paura quando si demonizza, no? E si dice pacchetto Treu oppure Biagi come i responsabili di questa situazione. Non sono queste leggi responsabili, sono i politici dissennati che non hanno supportato queste leggi con il giusto welfare, con i giusti controlli, per evitare che se ne abusasse, come invece poi è dilagato l'abuso e adesso noi tutti ne facciamo le conseguenze. C'era qui la signora che aveva una domanda prima. Buonasera, mi è piaciuto moltissimo, complimenti. E poi volevo dire che un'esperienza all'estero da parte dei ragazzi, 1 o 2 anni, ma perché no? Penso che serve ad arricchire, ad aprire la mente, lo scambio culturale. E poi pensavo anche, la signora diceva, la giornalista diceva, non so il suo nome, i trentenni al potere. Io mi auguro che ogni giorno sentiamo insomma che l'Italia è corrotta, no? Sentiamo lingotti. Spero che questi trentenni, questi giovani che andranno al potere, non si lasceranno tentare anche loro. Come si moralizza una società? Perché non sono solo i politici sono un'estrazione della società civile. Siamo sicuri che anche noi, nel nostro piccolo, se possiamo, deviamo, insomma l'italiano, c'è anche lo stereotipo, l'italiano furbo, l'italiano ladro quando può, e io mi chiedo come si moralizza una società, un individuo. Saperlo magari. Intervento là in fondo, mi c'è pare. Qua il ragazzo con la maglietta, sì, esatto. Nera, giusto, blu? Maglietta blu, arancione. Quello? Sì. Ultimi 5 minuti. Salve a tutti, io seguendo proprio il discorso della signora volevo dire questo e volevo ribaltare anche un po' l'argomento, cioè il fatto che l'italiano va all'estero perché scappa dall'Italia. Secondo me c'è anche l'italiano che non va all'estero e rimane in Italia perché scappa dalla paura di andare all'estero. Cioè, mi spiego, anche andare all'estero ci vuole coraggio. Significa andare a vivere in un altro mondo, in un altro sistema, imparare una nuova lingua, incontrare nuove culture e in qualche maniera liberarsi anche da quello che è stato solamente un input, che è quello italiano. Cioè, vi ricordo che qua in Italia i ragazzi o ragazze spesso rimangono a vivere con i genitori fino a 40-50 anni, è un fenomeno italiano. Il fatto che poi ci sono italiani che vanno all'estero è positivo. Perché? Sì, sì. Perché significa che guadagnano un'indipendenza. Questa è la prima riflessione che vorrei fare. La seconda, io non parto mai
dai massimi sistemi, cioè spesso parto dalle cose piccole. Cioè l'Italia non cambia solamente se cambia la classe politica, cambiano le leggi, cambia il sistema, eccetera, ma l'Italia per esempio cambia se tutti gli italiani cominciano a rispettare chi passa sulle strisce bianche. Io ho vissuto 5 anni in Germania e sinceramente la cosa che mi ha dato più fastidio, forse ancora più di queste storie del bunga bunga eccetera, era che quando mi fermavo davanti alle strisce bianche per far passare la gente, mi si suonava dietro perché mi ero fermato. Allora, è questo anche il fastidio dell'italiano che va all'estero e fa un'esperienza, di tornare nella sua nazione, con il suo popolo, e vedere che il rispettare regole che ovunque sono rispettate in Italia deve essere un'eccezione, quasi è meglio che non lo fai. Quindi forse dovremmo riflettere, noi come italiani, come singoli individui, di prendere responsabilità dalle piccole cose, non dai massimi sistemi. Sì, sì, questa è la mia riflessione. Sono grazie. Assolutamente d'accordo con te, anzi. Cioè, bisogna veramente, come dicevo prima, imparare a dire no a tante cose alle quali noi ci siamo abituati. Una cosa piccola è come chiedere lo scontrino, no? Cioè non accettare più che non ti danno lo scontrino, però mi sembra che adesso un po' ci stiamo adeguando anche in questo. Ci volevano i blitz, però. E come aveva già detto Luca all'inizio, noi ovviamente siamo contenti che gli italiani adesso fanno un'esperienza all'estero, quello è importantissimo, però diventa un problema quando non è più una scelta, quando te ne vai per mancanza di opportunità. Per cui c'è questo problema, e fare un'esperienza fuori, anzi, è importante perché poi torni con quello che hai visto fuori e lo chiedi anche nel tuo posto. Guarda, io mi sento di aggiungere una cosa, che il tipo di immigrazione di oggi è un'immigrazione del tutto diversa rispetto a quella dei nostri nonni, evidentemente. Cioè oggi non è più tanto andare in Svizzera con le valigie di cartone, ma è... appunto, come diceva Gustav, andarsene per provare a realizzare i propri sogni, le proprie aspirazioni. Ed è vero che ci vuole coraggio, ci vuole anche ambizione, che per esempio è una dote che da noi non viene mai vista con simpatia, no? Da noi l'ambizione è sempre una cosa un po' vista, guardata con diffidenza. La cosa triste è che quelli che non se ne vanno, spesso non è che non se ne vanno perché non se ne vogliono andare, o perché non gli piacerebbe l'idea, o perché gli piace tanto stare qui con mamma fino a 30 anni, 40, 60, 50 non direi, ma fino a 40 magari sì, ma evidentemente perché gli hanno proprio tagliato le ali, cioè li hanno proprio castrati, e questa è una cosa che non può che far male all'autostima. Quindi siamo, dicono bambacioni, non è vero, siamo un popolo di giovani frustrati e dalle aspirazioni castrate, quindi questo non può che fare male alla società. Io nutro molta stima per quelle persone coraggiose e intraprendenti che se ne sono andate, e anche se auspico loro di poter un giorno poi tornare, perché come di dicevo prima, questo sapere. Sì, sicuramente gli usi e le tradizioni che impari all'estero, poi quando torni qui, se provi a applicarle, sì, magari tutti fermi alle strisce bianche, qualcuno suona, ma cioè, voglio dire, non è che per questo tu non lo fai più, voglio dire che le cose possono cambiare. È un seme di civiltà. Grazie alla globalizzazione, voglio dire, c'è anche questa possibilità di poter viaggiare di più, parlare le lingue attraverso internet, e tutto il mondo è diventato più piccolo. Quindi io penso che anche tutte quelle cose che hanno contraddistinto il popolo italiano, come diceva la signora prima, potrebbero cambiare anche nel giro di una o due generazioni. Non è che per tutta la vita adesso dovremmo essere sempre quelli pizza, mandolino e mafia e non lo so, e malaffare. Potremmo anche rivelare di noi degli aspetti più lusinghieri, perché no? Vorrei aggiungere una cosa a proposito di questi discorsi delle strisce, no? Che ci colpisce. Questo dimostra che l'italiano non è che è un essere umano geneticamente modificato per cui non può rispettare le regole, perché lo stesso italiano preso e portato all'estero quelle regole le rispetta, e anzi è super ligio, no? Fa la coda, dice buongiorno, gli inglesi sono oltre, cioè gli inglesi ti dicono sorry anche se sei te che lo spingi, cioè se sei in metropolitana e dai una spinta a qualcuno è lui che si scusa, no? Però a forza di sentirsi scusare per aver spinto qualcuno, impari a scusarti, no? Cioè, quindi
L'italiano, queste piccole nozioni, quando poi all'estero le impara, le metabolizza e le fa. Poi c'è un sistema, per quello che io sono, cioè, non lo so, quando io arrivo all'aeroporto in Italia, le stesse persone che facevano la coda a Londra, qua vanno in ordine sparso. Perché? Io chiedo perché. Ah, ma perché siamo in Italia, no? Se, è una cosa che a me fa imbestialire, infatti è come quello che ti suona alle strisce. È questo che deve cambiare, sì, in effetti deve cambiare dalle piccole cose. Ci vorrebbe un corso di rieducazione. Il prossimo video dovete farlo, il prossimo documentario dovete farlo questo. Cioè proprio l'esempio. L'esempio. E poi sulla cosa della fuga, no? È vero che l'esperienza all'estero è una... è una cosa positiva, se è quei 2 anni all'estero di chi va e così. Il problema è che credo che questo documentario nasca da un fenomeno che è macroscopico. Negli ultimi 5 anni i dati proprio delle iscrizioni degli italiani all'estero parlano di 6 milioni di persone che stanno all'estero, che vivono stabilmente all'estero, hanno preso una residenza all'estero. 6 milioni, io non so se l'Italia ancora siamo 60 milioni, sono il 10%, e sono il 10% di forza di lavoro attiva, e generalmente, senza parlare della fuga dei cervelli, che non è che scappano solo i cervelli, però questa è emigrazione qualificata la maggior parte, no? Cioè sono i lavori più disparati, no? Solo a Londra ci sono 350.000 italiani. 350.000 italiani è una città media italiana. Più grande di Perugia, mi sa. Sicuramente più grande di Perugia, capito? Questo è il problema. Poi uno non lo deve neanche vivere come ma come siamo poverini che dobbiamo andarsene all'estero. Cioè il mondo è grande, dobbiamo imparare anche a diventare cittadini del mondo, andare e venire. Se te parli con un ragazzo non cresciuto in Italia, muoversi, andare a fare l'università da una parte, tornare, andare, è normale. Siamo noi anche molto che la vediamo, devo andarmene via, ma come, dove vivo, cosa faccio? Cioè, è molto più semplice in verità di quello che... Certo, la qualità della vita peggiora. Quando te sei all'estero hai una qualità della vita assolutamente peggiore di quella che hai in Italia. Però poi hai dei vantaggi... l'Italia è una repubblica. Io quando sono in Italia mi sento molto spesso suddito rispetto a qualcuno che è privilegiato più di me, eccetera. E l'Inghilterra è una monarchia, io non mi sento un suddito, mi sento un cittadino che ha dei diritti e questi diritti vengono rispettati, qualunque cittadino tu sia. Questa è la differenza vera, capito? Quindi poi bisogna, è vero, partire dalle piccole cose, dalle code, dalle strisce, dagli scontrini, e poi piano piano speriamo di civilizzarsi. Un'ultima domanda, ma siamo fuori tempo massimo perché c'è un altro evento. Il microfono per questo ragazzo in quinta fila, eccolo. Allora, buonasera, io volevo ringraziare innanzitutto per il documentario. Grazie. E per tutte le domande che secondo me dovrebbero suscitare nelle persone che sono qua. Allora, secondo me io sono un ragazzo che a 18 anni è finito il liceo, è andato a vivere 2 anni in Australia e sono arrivato con 300 euro. E ho vissuto anche dei periodi in cui non avevo più un soldo, ho vissuto la mia macchina e ho vissuto alti e bassi come tutti, quindi so che sia stare in Italia sia stare all'estero ci sono alti e bassi. Detto ciò, volevo dire le cose le cose che ho notato in questo film. Innanzitutto, secondo me bisognerebbe staccarsi dalla retorica cristiana del bene e del male, cioè non esiste c'è il bene e c'è solo il male, quindi non esiste o solo devo andare via o solo devo rimanere in Italia. Si può trovare una scelta, si può essere flessibili. Ogni tanto si può trovare un lavoro fuori, si ritorna in Italia, bisogna essere flessibili, non bisogna trovarsi di fronte a un muro sempre e comunque. Poi c'è il problema della dualità della vita, che è un problema soprattutto occidentale, cioè noi pensiamo, non riusciamo a trovare la parte grigia della vita, cioè pensiamo sempre o bianco o nero, e quindi bisogna cercare di trovare la via di mezzo nelle cose. Poi l'ultima cosa è... che non bisogna smettere di guardare all'esterno, bisogna iniziare a guardare all'interno. Come diceva
il ragazzo di prima, bisogna andare alle piccole cose, bisogna rientrare dentro noi stessi e noi stessi essere umani, perché secondo me la vera, il fatto di fare politica non è di andare su uno scranno e di essere il presidente di questo e di quest'altro, è il fatto di fare politica nella vita cittadina, di aiutare le persone che hanno bisogno, se c'è una vecchietta che ha bisogno di essere accompagnata, l'accompagniamo, di essere gentili, di essere persone umane. Secondo me questo, in Italia manca un problema di umanità, cioè abbiamo perso quello che nel Medioevo, nel Rinascimento veniva insegnato, cioè l'umanità, dei valori, tutte queste cose qua sono andate perse secondo me, e quindi viviamo una società in cui siamo homini lupus, cioè siamo tutti contro gli altri, e emerge questo fatto che siamo uno contro l'altro e vediamo le persone che vanno via come traditori, vediamo le persone che rimangono come delle persone che non hanno possibilità di uscita. Cioè Camilleri in questo fatto è esagerato, perché cioè lui pensa che siamo traditori, invece sono persone che pensano che stando qua siamo dei bamboccioni, che non dovremmo andare via. Quindi secondo me bisogna trovare sempre una via di mezzo, bisogna essere, e il problema fondamentale è la mancanza di coscienza, cioè se noi continuiamo a vivere la vita guardando gli altri, guardando la politica e non pensando a noi stessi, e non pensando cosa è giusto fare, cioè se noi possiamo vivere in Italia e nonostante la vita sia difficile, possiamo stare qua, non dobbiamo pensare che anche se stiamo qua e la vita è difficile bisogna per forza emigrare. Lo stesso discorso è chi va all'estero, non deve pensare che chi rimane, che la vita in Italia faccia schifo per tanti motivi, cioè bisogna sempre secondo me vedere le cose positive della vita e cercare, se uno può vivere in Italia, vive in Italia, se uno può andare via o deve andare via, cioè vada via, però magari si ritornerà prima o poi. Grazie. Grazie. No, mi sento solo di dire, poi dobbiamo chiudere perché ci stanno sfrattando, che il povero Camilleri quando dice quella cosa è vero molto forte, che offende sempre gli animi, soprattutto degli italiani all'estero, quando facciamo vedere il film, secondo noi era più una provocazione, non credo che lui pensasse veramente di paragonare l'andarsene oggi dall'Italia con la diserzione, però questo purtroppo spesso distrae da quello che lui dice un attimo dopo, ovvero che proprio andandosene via il posto che lasceresti vacante verrebbe inevitabilmente occupato proprio da colui per cui tu stai scappando, e questo secondo me è un ragionamento molto filosofico e tristemente vero, tanto più perché noi veniamo dall'intervista con Ignazio Cutrò, il testimone di giustizia, che ci dice: io resto perché se me ne vado praticamente è come se consegnassi le chiavi di casa mia ai mafiosi. Quindi ecco, volevo solamente spostare l'attenzione su questa cosa che secondo me è la frase più importante del film, anche se spesso, ripeto, quella sulla diserzione arriva come una pugnalata. Io vi ringrazio e ringrazio grazie Emanuela, Caterina Soffici. Grazie Caterina. Sì, sì, certo. Grazie. Grazie, caro. Ah, giusto perché ci abbiamo